Buonasera a tutti, anch'io mi unisco naturalmente ai saluti del sindaco e saluto naturalmente il pubblico, non numeroso ma numerosissimo, che stasera è confluito qui a Gioia, in particolare alla senatrice, e saluto con cordialità la dottoressa Pietroforte che stasera solamente per la prima volta ho incontrato in questa veste e quindi con la quale auspico l'inizio di una felice collaborazione tra il Comune, in particolare l'assessorato alla cultura e la sua persona, in particolare nella veste di responsabile dei beni culturali della città metropolitana. Che dire? Il consigliere Damascelli, il consigliere regionale Damascelli, che rivedo dopo qualche tempo, ma saluto con altrettanta cordialità. Dicevo, stamattina parlavamo e messaggiavamo con Claudio Santorelli. Claudio Santorelli è un po' la mente pensante, l'ho definito prima il guru di questa manifestazione, e a lui si deve l'idea, a lui naturalmente alla sua signora, al nucleo, al suo staff ristretto, ma il motore pensante è lui. E parlavamo e messaggiavamo e Claudio, l'ultimo messaggio, diceva: grazie Lucio, grazie a te Lucio. Io gli ho risposto: non devi ringraziare me, ma è la città che deve ringraziare te, perché quello che stai facendo e mi consta da vicino, io tengo in punta di piedi in questa manifestazione, perché noi come amministrazione, come sai, ci siamo insediati solamente il primo di luglio. Quindi lucida me l'idea di avvocare primogeniture, organizzazioni, ho solo dato giusto così un'idea e una collaborazione solamente dall'esterno. Ma auspico invece che questo, noi ci siamo visti anche prima dell'insediamento, auspico davvero una crescita valoriale, una crescita culturale, ma nel contempo sociale ed economica anche negli anni a venire. Quindi evviva Gioia del Colle, evviva il Palio delle Botti, vi aspettiamo, se me lo permetti, lo invito io anche il pubblico di Gioia, ma soprattutto chi non è di Gioia, il 3 e 4 agosto, a riempire le vicoli, il centro storico, il centro di Gioia del Colle, per inneggiare al Palio e a questo tesoro che dobbiamo conservare come patrimonio culturale e sociale della città. Grazie a te e grazie a tutti.